Anna Di Carlo arriva da Pescara. Quanti anni hai, Anna? 59 anni. 59 anni, complimenti anche a te. Grazie. E, quando è avvenuto il tuo infortunio? Allora, il mio infortunio è avvenuto il 27 ottobre del 1972. 8 mesi prima era morto mio padre, per cui automaticamente io chiudo il libro e mi ritrovo in fabbrica. E per cui comincio a lavorare nella fabbrica dei pannolini Lines. Non so se conoscete Lines, in tutta Italia si Certo. vendono. Ed esattamente la Fater, che sta a Pescara, zona industriale. Per cui Quanti eravate? Quanti operai? è un'azienda Molti, molto grande, molti, uomini e donne, uomini e c'erano i donne. turni dalle 6 alle 2. E per cui io entro a marzo, a giugno svolgo gli esami perché ho continuato a studiare e il 27 ottobre ho questo incidente, nella prima mattinata, perché essendo ero molto giovane facevo il jolly, perché le macchine sono automatiche, ci sono gli assorbenti per signora e quelli per bambini e il Certo. capo reparto mi manda ad andare a fare il jolly in una macchina dove c'era il recupero dei pannolini Lines. Sono passati tanti anni, ma non si dimentica mai, perché ormai vive sempre con te l'infortunio, te lo porti dietro fino a che non chiudi gli occhi. Perché la cosa è accaduta dove io all'improvviso mi sono sentita tirare il braccio destro e non avevo capito cosa fosse, e per fortuna un collega è andato a spegnere la macchina, altrimenti mi prendeva anche il braccio. Stiamo parlando del 72 dove non c'era nulla, non c'era cioè la Nessuna tutela, prevenzione, insomma, non non c'era c'era. niente. Io mi ricordo molto bene che urlai talmente tanto con questa mano, braccio che tiravo e che cercarono di prendermi con tutto questo sangue che usciva. Ho fatto tutta la fabbrica e con un 500 mi trasportarono in ospedale. E mi dissero esattamente il mio pollice destro era già tutto nero, per cui doveva essere già amputato. Ma loro mi proposero di togliere il medio e metterlo già nei periodi dei trapianti e di metterlo al posto del pollice. Per cui ho vissuto questa dinamica di scelte molto faticose. E poi alla fine io facevo tutte le mattine, mi facevano queste medicazioni che dovevo neanche medicare più. Un giorno mi sono voluta vedere esattamente come fosse la mia mano. E poi mi amputarono questo pollice e non accettai questo intervento. Però quello che ricordo è che io questa mano già non la utilizzavo e pensavo già di, come se non ce l'avessi, pensavo già di lavorare con la sinistra. Poi andai a diversi, mi ricordo andai a Milano per chiedere, essendo una ragazza molto giovane, cosa si potesse fare, ma loro mi proposero, io ce l'ho ancora le lettere che ce l'ho nascoste, per ogni torna ti tornano in mente, mi proposero di mettermi un guanto nero, per cui la cosa ancora mi aggravava, invece di aiutarmi, mi aggravava. Alla fine io questa mano non la utilizzavo più, per me come se non ci fosse. Sono stata 3 mesi sotto infortunio. Con l'INAIL, chi mi ha aiutato è stato un ortopedico che andai a farmi vedere e mi prese questa fascia, me la lanciò perché io non la utilizzavo già da 3 mesi e mi disse: lei sta perdendo tutta la mano perché si stanno atrofizzando tutte le dita. Chiaro. E mi fece talmente un rimprovero talmente forte che forse lo capii e cominciavo a Adesso utilizzarla. come va, Anna? Però dopo la cosa grave è stata che siccome non accettai, io questo non lo avevo accettato, oggi sì, ma non lo avevo accettato, per cui chiunque che mi chiedeva cosa avessi fatto, a me mi uscivano le bolle, dalla testa fino al piede. E ci sono voluti tanti anni che questa cosa passasse. Però devo dire che a me l'infortunio mi ha fatto diventare una roccia. A me sì, non lo so. Cioè, a me, io parlo della mia esperienza, che io poi è successo che poi io dovevo rientrare in fabbrica finito l'infortunio e andai a parlare col direttore di stabilimento, dove Dopo gli quanto chiedi, tempo? dopo 3 mesi, 4 mesi e mezzo, cioè una volta fatte tutte le terapie, eccetera, cioè dovevi tornare a lavorare. Per
Per cui il direttore di stabilimento, ricordo bene Tu anche eri il diplomata, nome, nel frattempo avevi preso il diploma di da segretaria interprete, d'azienda, di segretaria certo, sì, d'azienda. esattamente. Per cui io gli chiesi cosa potessi fare. No, non mi andava di rientrare in fabbrica, ma un perché. Perché riavere il rapporto di nuovo vicino alle macchine per Era me un sarebbe stato trauma, certo. esattamente, anche perché dentro di me io solo sapevo come stavo. Però io non l'accettai e così, mia iniziativa, chiesi di parlare col direttore generale. Andai negli uffici in amministrazione che stava proprio al centro della città in via Italica, mentre noi eravamo un po' In fuori la periferia. città dove era la produzione. E lui è stato molto, mi ha capita bene, il direttore generale, forse riuscì a capire, forse era più sensibile dell'altro, devo dire. E così mi mise negli uffici clienti della FATER. E così mi sono rimessa a studiare, poi mi sono diplomata ragioniera e poi mi sono anche laureata in scienze politiche a Teramo. Per cui dentro di me è nata una sorta di... Cioè, delle volte mi dico, sono una roccia, sono molto rigida come donna, non so se si può vedere da questo aspetto. Delle volte mi faccio anche delle analisi che non va bene, però la vita per me è stata molto dura. Devo ringraziare l'ANMIL veramente perché ho incontrato persone che hanno sofferto molto più di me, di cui mi sono accorta, come ad esempio Monica e tante altre che ho avuto modo di conoscere perché io sto a livello provinciale dall'ANMIL da 32 anni, poi faccio parte di questo gruppo femminile nella seconda legislatura, per cui ho avuto modo di conoscere tutte queste donne che hanno avuto più, ecco, abbiamo sentito Giuseppina stamattina che non conoscevo, più problemi più forte di me, per cui il mio incidente è molto diverso da loro, cioè solo che però è avvenuto in un'età che non si accetta, quella l'età della gioventù, non, tu non accetti determinate cose, anche perché la mancanza di cosa? Della prevenzione. Io non mi sono sposata, io ho convissuto, adesso ho una figlia di 18 anni, che a dicembre 18 anni, conosce, lei ha vissuto da piccola tutto l'infortunio, ne ha sempre sentito parlare, e la difficoltà, certo, come dicevo, nei confronti a delle mie colleghe donne invalide, c'è una differenza notevole, però quando hai una bambina, delle volte non riesci a mettere un ferrettino, una cosa, eccetera, insomma, è sempre ciò che è accaduto.